Allora, biglietto, serve aiuto, sì. Ah, incredibile. Che velocità, che ASL. Ma attenzione. Ciao ragazzi. È il momento dei video. Lui è più bravo. Ciao, ben trovato. Gabriele Schiavi, signori. 3, 2, 1. Benvenuti al Dolphin Stadium. Questa è Brisbane Roar contro Adelaide. Un saluto da parte di Federico Marconi e Gianluca Benedetti. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Come state innanzitutto? No, dico sul serio, come state? Cioè non ve l'avrei chiesto se non mi interessasse la risposta. Quindi commentate qui sotto, raccontatemi cosa state combinando nelle vostre vite e quali obiettivi volete raggiungere entro la fine di quest'anno. Ve lo chiedo perché insomma in questi vlog mi piace dialogare sempre un po' di più. Infatti oggi volevo raccontarvi e mostrarvi anche un'esperienza che ho vissuto in questo weekend. Non tutti sanno, ma molti in realtà sanno, che da qualche mese ho ripreso a collaborare con Sport Italia, esclusivamente per le telecronache, vale a dire quello che mi piace fare di più nella vita. E infatti di tanto in tanto, una volta a settimana, due volte al mese, tutte le settimane, insomma dipende anche un po' dalle varie telecronache, insomma. Che ci sono in quel mese lì, salgo a Milano e commento una partita o del campionato primavera o del campionato svedese, dell'Allsvenskan che però ormai è finita, oppure della Superligan, insomma dipende, anche l'australiano per esempio ho fatto molto ultimamente. E a proposito di australiano devo raccontarvi una cosa. Immagino che molti di voi giustamente conoscano Rudy Zlatan, che in realtà non si chiama Rudy Zlatan, ecco vi svelo questo segreto perché c'è chi pensava che il nome e cognome fosse proprio questo, in realtà lui si chiama Gianluca Benedetti, in arte Rudy Zlatan su YouTube o su Twitch, vi invito sempre a seguirlo e vi lascio i suoi link qui sotto in descrizione. Perché parliamo di Zlatan? Beh, perché un paio di settimane fa con lui avevo commentato la finalissima della nostra carriera con il Monaco, che vi lascio qui sopra nelle schede. Visto che era andata molto bene, e con lui in generale sono anni che commento partite di FIFA su YouTube o comunque sul web, mi è venuto in mente di provare a fare un pochino lo step successivo. Vi dico soltanto che siamo andati su a Milano a commentare una partita di A-League insieme. Ci siamo divertiti tantissimo. Io poi oltre a quella delle cronaca ne ho fatte altre due. Ho avuto un weekend bello impegnativo. Peraltro vi invito a seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornati sui miei spostamenti e sulle mie telecronache. Detto questo però, vediamo cosa è successo inizialmente in questa avventura. Diario di viaggio parte 1. RDS Fast. Succede anche questo. Stiamo partendo. E stiamo partendo, la radio giustamente ci accompagnerà in questo viaggio. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo uscire da Roma, direi che è la prima cosa. Quindi usciamo da Roma. Allora, biglietto, serve aiuto, sì. Ah, incredibile. Che velocità, che ASL. Arriviamo a Milano. Che autismo. Sei autista, volevi? No, comunque, allora, noi adesso stiamo andando a Milano. Volevamo spiegarvi effettivamente un po' la situazione. Cioè, contestualizziamo tutto. Assolutamente. Cosa ci fai tu qui con me? Ma non ho mai visto il Duomo e soprattutto non avevo mai fatto una telecronaca su Sport Italia. E facciamo Brisbane Roar, che riesce bene soprattutto ai ragazzi con la remoscia, quindi seguitela perché io ho la remoscia, non si sente però ve lo dico, e che si affronterà contro la Adelaide United, che è una squadra fede. È una squadra che ho commentato la settimana scorsa, dicevamo la squadra più giovane del campionato, no? come età media. Una squadra che dà spettacolo, però occhio al Brisbane perché si gioca praticamente la testa del campionato. È vero che è iniziato da poco lì in Australia, però è una partita interessante. La cosa divertente è che io la settimana scorsa ero in hotel e ho pensato, sarebbe bello commentare a Sport Italia con il buon Rudy Zlatan. Lo facciamo sempre su FIFA, avevamo da poco fatto tra l'altro, ti ricordi, la finale Monaco Paris Saint Germain, no? E ci avevano messo questa pulce nell'orecchio e quindi ho detto ok, Gianluigi Lungari che designa un po' le telecronache. C'è questo mio amico, perfetto per fare la seconda voce, mi piacerebbe averlo. E lui mi ha detto, va bene, però ti faccio sapere. E la venerdì sera mi ha fatto sapere il lunedì. Mi arriva un messaggio che dice, recita, io adesso ti chiamo e tu risponderai. Di solito se fa così, cioè uno chiama, l'altro risponde, perché non si può chiamare assieme. No, perché magari uno non risponde, cioè io ce l'ho questa tradizione, chiamo le persone e non mi rispondono. Vabbè, comunque, fatto sta che io ho risposto, esatto. Perché quando uno mi dà un imperativo io lo seguo. E lui ha buttato giù questa cosa partendo da... Ti piacerebbe commentare l'australiano? Vero, vero. E lui fa sì che mi piacerebbe. Ma sì, scherzai, porca miseria. E io faccio, vabbè, perché sabato abbiamo delle cronache. E lui, che cazzo stai a dire? E quindi questa è stata un po' una parte del viaggio. Dico una parte perché in realtà abbiamo alternato momenti costruttivi, momenti di chiacchiere, a momenti un po' più...
Fabiano! Naso di settembre, non è male. Dunque, siamo arrivati. E questo mi sembra, cioè, dopo il viaggio sobrio, un qualcosa di interessante. Abbiamo una stanza peraltro molto carina, possiamo mostrarla? Due letti separati? No, perché sennò magari uno pensa male. Un Rudy Zlatan. Se venite a Milano, tutti avete un Rudy Zlatan in camera. E poi che altro? Abbiamo... Mostriamo un attimo, perché qui, signori, la facciamo vedere un attimo. Ecco, no, guarda che bagno. Esatto. Queste tutte forniture che sono arrivate dall'Egitto, soltanto per noi, eh? Meraviglioso. Poi, questo sono io vestito decisamente male, ma dovevo viaggiare, ragazzi, capitemi. Ciao. Facciamo vedere anche, cioè. Vuoi mettere la pattumiera? Però adesso, oltre a mangiare, dobbiamo fare un'altra cosa. Finire di prepararci per domani. Adesso ti voglio quelle pronunce, Portiere Freke, sarà Freke? È australiano. Macklin Freke. Tra l'altro il 99 anche lui, come il portiere dell'Adelaide. 3 presenze, 2 gol, 2 assist, non è male. Non è per niente male, no? No, perché il Brisbane ha una partita in meno adesso. Vogliamo dire anche agli amici di YouTube, che magari non ci seguono su Instagram, tu ormai le prendi un po' tutte, no? Abbiamo visto con Eriksen, segna domani questo signore. Secondo me segna sia lui... Che Juric. Quanto finisce domani in Brisbane Adelaide? Chi vince? Che se la giocano? Brisbane 3-1. 3-1? Quindi 1. Vediamo secondo me chi vince. Bene, quindi questa è stata un po' la prima giornata. Tante ore di viaggio, l'arrivo in hotel, lo studio della partita del giorno dopo. E vediamo, a questo punto entriamo nel vivo di questo vlog. Capiamo cosa è successo realmente la mattina dopo. Ragazzi, ho appena scoperto che se io chiudo questa... No, c'è un altro specchio. Cioè, è incredibile. È Inception. Okay. Tu non sai bene. Ma non è come sembra, cioè, posso spiegare. No, non mi riferivo a questo. Mandami le immagini di dopo, quelle serie, insomma. Abbiamo l'onore di avere qui davanti a noi il buon Francesco Letizia. Il protagonista più scarso di tutta la storia. Beh, no, io non direi così, serve autostima, fra. Cioè, dobbiamo dirla questa, che partita commenti oggi? Però è il più bello, cioè. Ma questo senza dubbio, ma lo sapevo. Oggi andiamo con Milan Spalla. Milan Spalla alla mia stessa ora di Cagliari-Ascoli, solo che tu sei famoso e quindi la fai sul 60. Ovviamente guardate Federico però. Esattamente, sul Sisolo Calcio. Ma attenzione, ciao ragazzi, è il momento dei video. Lui è il più bravo. Ciao, Gabriele Schiavi, signori. Lui è il più bravo. Lui è il più bravo. Lui è il più bravo e anche l'uomo di più classe. Perché tu sei il più bello, ma lui guarda che stile che ha. Guarda come cammina. Sì, esatto. E poi si va a mettere al suo posticino di sempre. Ma un po' di scaldamenti perché fa leggermente freddino. No, non si direbbe dal tuo outfit, Gabri. Siamo in sala commento perché io tra qualche minuto farò questa partita qui che vedete. Cagliari-Ascoli, primavera. Mentre di qua il buon Francesco Letizia farà Milan Spal. Eccola lì. E quindi nulla, si parte. Qui abbiamo la distinta, due o tre cosette da dire a inizio partita, le formazioni. Questo è quello che succede nel pre. 5, 4, 3, 2, 1. Il Cagliari per cominciare a fare punti in casa e dare continuità alla vittoria contro l'Atalanta. L'Ascoli per iniziare a fare punti in generale e staccarsi dall'ultimo posto. Buongiorno dal centro sportivo a Seminello, un saluto da parte di Federico Marconi. Protegge il pallone anche molto bene, diventa buono per Contini che apre sulla sinistra, dove c'è Desogus che entra in area, affonda e può calciare. Prende la traversa e poi la palla entra con una splendida rovesciata. Ma con il mancino Conti, secondo palo e 2-0. Gol meraviglioso in corsa per il raddoppio del Cagliari al 19esimo. Parte con il destro e fa 3-0. Sono 5 in campionato per Gianluca Contini. Partita chiusa, che vuole affondare in area. Kudà insiste, ce l'ha sul mancino, prova! Kudà all'esordio, prova ad affondare ancora Masala sul fondo, dentro il pallone, Kudà ne fa addirittura 2, è 5-0 per il Cagliari. È entrato in modo discretamente positivo il classe 2002. Sono 2 in 10 minuti, è 5-0 per il Cagliari.
Bene, perché effettivamente abbiamo commentato la partita, ci siamo divertiti, adesso però bisogna fare la sintesi, bisogna creare sintesi che poi ovviamente andranno al TG, che vedrete voi sui social, compreso in questo video, e quindi torno a lavorare. Finito di montare la mia sintesi, ci siamo un attimino ripresi, abbiamo mangiato, ci siamo ripassati le informazioni importanti sul campionato australiano e poi devo dire che nel pomeriggio, con un clima molto disteso, soprattutto da parte di Zlatan, che non era per niente teso per la sua prima telecronaca, no, per niente proprio. Allora, ragazzi, stiamo per partire con la telecronaca. Sensazioni a caldo pre? Ho appena fatto la cacca. Questo è una cosa positiva. La sensazione è che comunque sono un po' teso, ma la spangheremo in qualche modo. Assolutamente, assolutamente. Faremo una grossa e grassa figura. Assolutamente, ci divertiremo. Questa è la cosa più importante. Assoluto. Però glielo perdoniamo. Ci sta. Io ricordo esattamente come mi sentivo prima della mia prima telecronaca o prima della prima volta che sono andato in onda. Ma in generale prima di ogni telecronaca uno è un po' teso perché c'è quella concentrazione, quella piccola ansia da prestazione che ti fa bene se riesci a controllare, ovviamente, altrimenti ti mangia proprio. Invece il consiglio che io ho dato a lui è stato: mangiati il microfono, dominalo in tutto e per tutto e pensa che ti stai andando a divertire, perché è così, e la partita devo dire che ci ha aiutato. Benvenuti al Dolphin Stadium, questa è Brisbane Roar contro Adelaide. Un saluto da parte di Federico Marconi e Gianluca Benedetti. Ingert dentro da O'Shea. Tanzaki nuovamente con l'esterno, manda in campo aperto Ingert, gioca bene il Brisbane, le 19 la mette dentro, dove arriva Wenzel Holz per il gol dell'1-0 del Brisbane. È basso sì, ma le prende tutte. E qui c'è tutto quello che dicevamo, è stato bravissimo Tanzaki prima di tutto a farsi vedere tra le linee con coraggio e personalità, trova l'imbucata per Ingert che sta giocando una grandissima partita, pallone leggermente lungo ma lui ci arriva, la mette dentro e Wenzel Holz fa 3 in campionato, veramente un grande attaccante. Vicino McDonald, sponda per O'Shea, zona tiro, prova il destro e segna un gol meraviglioso, bellissimo. Bellissimo, stop a seguire, si mette direttamente il pallone sul suo piede preferito e accarezza la palla. Credo che il pallone sia finito proprio lì, sotto il 7, non può nulla Delianov stavolta. Jay O'Shea ha preso la mira, ha fatto girare il suo destro sotto l'incrocio dei pali, Delianov la può soltanto guardare. Brisbane 2, Adelaide 0. Brown per Wenzel Holz, uno contro uno con Elsie, può spostarla, rientrare, andare in porta! L'errore clamoroso di Delianov che dopo 3 interventi decisivi su Holz lo fa passare, è 3-0, è più gol di Delianov che gol di Holz, ma per le statistiche è doppietta, sono 4 in campionato, è 3-0. È onestamente brutta questo intervento un po' goffo di Delianov che noi giustamente fino a questo punto avevamo esaltato. È un peccato perché questo è un infortunio in piena regola per un tiro che era centralissimo e sarebbe stato facile preda del portiere classe 99. Costandopoulos va a calciare, trova un bellissimo gol per ridare vita all'Adelaide da casa sua con il destro, fa 3-1. Può essere soddisfatto Warren Moon che era contento per il ritorno del Brisbane in casa. Ricordiamo, questa è la prima partita del 2021 del Brisbane Roar davanti al suo pubblico. Finisce con una vittoria per 3-1 contro l'Adelaide. Siamo fuori, l'abbiamo portata a casa. L'abbiamo portata a casa. Sono felicissimo. Come stai? Come stai? È caldo? Oh. Mi sono divertito un sacco dai primi 3 minuti. Perché eri tesissimo. I primi 3 minuti tipo, che cazzo stiamo a fare? Eh sì, tutto è bene quel che finisce bene. Ci siamo divertiti. Mi auguro che vi sia piaciuta anche la telecronaca, se l'avete seguita in live. Per questo vi ricordo di seguirmi su Instagram per non perdervi nessun appuntamento. Però, ecco, per quanto riguarda Zlatan, il suo weekend lavorativo era finito. Per quanto riguarda me, in realtà, la mattina dopo ho commentato anche Empoli-Genoa. Perché il 5 preferisce andare profondo per il movimento di Baldanzi, che si porta ancora a spasso mezzo Genoa. Arriva in zona tiro. Baldanzi! Segna un gol meraviglioso! Se l'ha inventato! E l'Empoli l'ha ribaltata! E nulla, signori. Questo è stato il mio weekend, sostanzialmente. Perché poi mi sono fermato a Milano domenica sera. Ieri mattina ho sistemato delle cose di lavoro su e sono tornato
tornato giù in macchina. È stata anche un'esperienza nuova per quanto mi riguarda, perché Roma-Milano in macchina non l'avevo mai fatta, anche con la patente da relativamente poco tempo, ma sono esperienze che vi consiglio. Ecco, vi farà semplicemente male il fondoschiena dopo 5 ore di viaggio, ma questo è logico. Detto ciò però, il video è finito, quindi grazie per averlo seguito, anzi se l'avete seguito fino a qua, commentate con hashtag Wenzelholz. Sì, ve lo scrivo in sovraimpressione perché altrimenti non prenderete mai il nome. Però se lo merita almeno un hashtag in un mio video, questo numero 23 delle Brisbane. Che giocatore, Wenzelholz. Detto questo, ci vediamo con un prossimo vlog. Se vi fa piacere, insomma, vedere e vivere assieme a me qualche mia esperienza. Altrimenti ci vediamo comunque con la carriera, perché parte la stagione 2 in questa settimana, e con altri nuovi format che sono tutti qui dentro, ma presto anche qui sul canale. Un bacione, never give up e bella regà!